Abbiamo... Ci siete tutti? Sì, una parola. Abbiamo con il presidente del... Abbiamo con il presidente della regione Bonaccini, con il sottosegretario De Micheli, con l'assessore regionale, il presidente della provincia, i parlamentari, i sindaci, fatto un punto della situazione, dopo aver fatto anche un breve giro dall'alto con l'elicottero per capire lo stato dell'arte, Val di Nure, Val Trebbia, abbiamo anche ascoltato alcune considerazioni. Gli emiliani sono persone straordinarie che nell'affrontare le difficoltà e gli eventi calamitosi hanno molto da insegnare, e tuttavia questo non può essere un elemento di autoassoluzione per il governo centrale, che quindi è molto impegnato a fare la sua parte. Questo evento è un evento che secondo gli esperti si riproduce una volta ogni 500 anni. In 4 ore ha piovuto per l'equivalente di un terzo delle piogge annuali, ma questo non ci deve esimere dall'avere sempre più attenzione ai nostri corsi d'acqua, in particolar modo quelli impropriamente definiti minori, a tenere meglio il nostro territorio e naturalmente a cercare di affrontare le emergenze che, come sapete, in questa vicenda hanno causato 2 morti, un disperso e ingenti danni. Il governo nelle prossime ore dichiarerà lo stato di emergenza quando la situazione tecnica e l'analisi tecnica sarà compiuta. Il governo è pronto a fare la propria parte come ha fatto altrove, penso al Veneto con la deroga del patto di stabilità di alcuni comuni, quelli maggiormente colpiti. Ci siamo presi degli impegni anche per cercare di recuperare per i cittadini, dare qualche spazio di libertà o di rinvio fiscale. Nelle prossime ore vedremo. Intanto la mia è una presenza di solidarietà, di vicinanza, ma anche di concreto impegno, come del resto persone che conoscete, Stefano Paolo e tutti gli altri, sicuramente sono nelle condizioni di mostrarvi. Lasciatemi anche dire, come ultima cosa, questo territorio è fatto da persone straordinariamente capaci, straordinariamente in grado di affrontare le emergenze. Io, risalendo in Nure, ho visto tante ruspe al lavoro, ho visto tanti volontari e lavoratori che stanno facendo la loro parte. E questo è il modo per affrontare un momento di difficoltà, quello di non mollare neanche di un centimetro. E sono certo, conoscendo la soave insistenza di Bonaccini, della De Micheli, di tutti loro, che il governo non farà mancare neanche un minuto. Abbiamo lasciato un ostaggio sull'ingegner Puccio, che è il capo della Protezione Civile, e credo che adesso anche con Paola torneranno su, mentre con Stefano andiamo prima a Carpi e poi a Modena. Grazie a tutti, arrivederci.